Buonasera a tutti, eccoci tornati con una nuova puntata di Product Heroes. Product Heroes è la prima tech community dedicata al prodotto che parla italiano. Se volete rimanere aggiornati su tutte le nostre news e sui prossimi live, iscrivetevi al canale qua sotto e cliccate la campanella al vostro fianco. Io sono Sara Tortoli, vi parlo da Berlino e sono la vostra host. Ed è mio compito intervistare per voi product leaders da tutto il mondo con l'obiettivo di ricavare le best practice e le lesson learned che puoi mettere in pratica fin da subito nella tua azienda. La puntata di oggi vi fa toccare con mano la realtà di una delle big tech direttamente da San Francisco. È infatti con noi Giovanni Ravone, che è Senior Product Manager ad Uber nel Team Experience per l'app Uber Rides. Prima di approdare a San Francisco, negli ultimi 10 anni ha avuto esperienze come analista in finanza, è stato fondatore di ben due startup, se non ricordo male, e ha lavorato tra Londra, New York e Sydney. Nel tempo libero cerca di continuare a viaggiare con la moglie e di migliorare le sue skills in cucina. Giovanni? Ciao Ciao Giovanni, Sara, grazie per benvenuto! avermi. Grazie, grazie, piacere mio di stare qui con te. Senti, grazie mille per aver accettato il nostro invito e per la levataccia mattutina, però non sei a San Francisco adesso, giusto? Sei a Miami. Sì, no, non è ora di pranzo, quindi niente di nessuno sforzo. Quindi, ok, perfetto. Senti, io vorrei cominciare con una curiosità in realtà, perché tu vieni dallo stesso paese di Silvana De Santis, che è stata la nostra prima guest. A proposito, la live troverete, penso, in alto qua, la puntata, linkata la puntata con Silvana. Cioè, io voglio capire questa cosa. Cosa vi davano da mangiare in questo paesino e in questo liceo? No, so, tra l'altro non sapevo che Silvana fosse andata allo stesso liceo, La però salutiamo, tra l'altro. sì, Ciao, Silvana. sembrerebbe che se si vuole fare una carriera da product manager tutti al liceo di Piedimonte Matese, in provincia di Caserta, che Cioè, stampano product managers proprio a go go a pane. product manager è di quale calibro, insomma? Quindi, ragazzi, non Quello è siamo discutibile. all'università, andate a studiare al liceo di Piedimonte Matese, giusto? Beh, è una coincidenza quasi incredibile. Senti, io e te ne abbiamo parlato sabato circa un'ora e mezza. Io sono rimasta affascinata dalla tua storia, sia professionale ma anche personale, no? Tu hai una storia incredibile che si svolge attraverso 3 continenti. Allora, ci racconti un po' in breve da come questo paesino in provincia di Caserta, Piedimonte Matese, sei arrivato a essere product manager per una big tech come Uber a San Francisco. Certo, cerco di tenerla breve per non annoiare gli amici che seguono, però con molta fortuna e casualità sì, mi sono trovato al posto giusto, al momento giusto in molte situazioni. Dopo aver fatto il liceo a Piedimonte avevo questa passione di Londra, ancora non sapevo cosa voler fare, infatti prima di andare all'università stavo studiando per fare i test di medicina, poi un giorno mi svegliai e dissi ma studiare 11 anni per diventare medico non tanto mi va. Quindi nella insicurezza su cosa farsi, decisi di studiare business management prima, che un po' per me era una cosa che ok, decido dopo, era un po' sporre le decisioni, che era la cosa più generica che si potesse fare, però avevo questa passione di Londra e fortunatamente, sono sicuro ancora adesso, però allora da cittadino europeo avevi accesso ai funding per lo student loan, quindi potevi prendere il prestito per pagare l'università. E mi spostai a Londra per quei 3 anni a per studiare business management, mantenendomi facendo il cameriere per tutti quei 3 anni, e poi facendo la specialistica in financial services and banking. Durante l'università presi un po' il pallino di ok, forse voglio lavorare in finanza perché studiare quegli argomenti mi stava piacendo molto, era molto interessante. E avevo preso pure il pallino di New York che ero stato in vacanza durante l'università. E ho detto, vabbè, bel posto, e quindi cercai di entrare in una banca a Londra, sono riuscito, ho iniziato la carriera a Citigroup come analista in private banking a New York.
ho fatto un po' di anni di finanza, ho fatto 3 anni, nel mezzo ero tornato a Londra perché il visto da intern era scaduto, quindi tornato a Londra, un po' di finanza, financial markets, ancora private banking, non mi appassionava, e Londra da lavoratore non mi stava piacendo quanto mi era piaciuta da studente. Quindi dissi no, non posso più stare qua, intanto avevo fatto una startup con degli amici là, poi magari ne parliamo dopo, però avevo un'amica a Sydney, che in Australia, che continuava a mandarci foto dalla spiaggia mentre a Londra in estate pioveva giorno notte a non finire, quindi lasciai il mio lavoro in banca, mi spostai in Australia e fortunatamente andò tutto bene, là trovai lavoro in una compagnia di fintech. E sono stato là 4 anni bellissimi, probabilmente la città più bella in cui ho vissuto, e lì dopo l'esperienza in fintech, in product, che fu la mia prima esperienza professionale come product manager, ho iniziato un'altra startup di food delivery, poi Uber, e con Uber poi ho deciso di trasferirmi dopo un anno a Sydney, a San Francisco, perché volevo fare un po' l'esperienza Silicon Valley, headquarters, belli, tutta quella storia là. Quindi ho girato un po', però sono stato fortunato ad avere l'opportunità, sai, molti problemi con visti vari per entrare in Australia, America, molte robe che mi sono andate bene da quel punto di vista, però insomma mi è andata bene perché ho sia viaggiato quanto volevo, ma sono anche, non ho dovuto, la mia carriera non mi ha pagato, sono stato fortunato a riuscire a mantenere entrambe in modo soddisfacente. Nel frattempo saluto un secondo tutte le persone che ci stanno collegando alla live, che vedo arrivare. Ciao a tutti, ben arrivati se vi siete appena collegati. Vi invito a utilizzare la chat, perché poi faremo un po' delle vostre domande a Giovanni verso la fine della puntata, per cui fateci sapere chi siete, da dove arrivate, che cosa fate, e lasciate le vostre domande. Io nel frattempo continuo a domandare a Giovanni invece, no? Come si arriva a essere product manager per una big tech come Uber? Che cosa serve? Diverse opzioni. Ti parlo adesso della mia esperienza, poi magari un po' a Uber, come vedo altri colleghi entrare. Per me sarebbe stato molto difficile fare semplicemente domanda di entrare come product manager, perché la competizione è molto alta, soprattutto per compagnie americane. Loro favoriscono le università americane, esperienze americane, è un po' complicato. Poi purtroppo, soprattutto per le grandi compagnie di tecnologia, la maggior parte hanno il loro team tech solo in Silicon Valley. Per esempio Uber, abbiamo un ufficio a Amsterdam che ci sono un po' di product manager, però la maggior parte è in Silicon Valley, e quindi c'è questo contesto geografico che purtroppo, se non stai là, non hai le possibilità che potresti avere se fossi lì. Però per me personalmente, siccome la startup che avevo iniziato prima di entrare in Uber era una food delivery, quindi avevo in quei 2 anni, gestendo quella startup in food delivery, acquisito un sacco di esperienza, poi chiaramente stavo lavorando in product, ma più in generale stavo lavorando in tutto il business come co-founder, quindi avevo un'esperienza specifica che a loro, per loro era molto valuable. Quindi dopo aver chiuso la startup mi chiesero di scusate l'inglese qui e lì, però purtroppo questo è mia moglie americana, quindi parliamo in inglese a casa. Quindi per me avevo dimostrato praticamente di essere un esperto in quel campo, e quindi sono entrato a Uber tramite quella mia esperienza che avevo la possibilità di certificare, insomma, con quello che avevo fatto nei primi 2 anni. Infatti a Uber però non sono entrato come product manager, nonostante quella fosse la mia intenzione e ambizione. Sono entrato nel team di operations per Uber Eats in Australia, proprio perché in Australia product manager su Uber non ne aveva e non ne assumeva. Quindi se io volevo restare a Sydney e entrare in una big tech, dovevo adeguarmi e stare in un altro dipartimento. Poi, una volta entrato Uber, avevo un'intenzione molto forte, insomma, di diventare product manager, e sono iniziato ad entrare in contatto con le persone in product. Ogni opportunità che avevo di interagire con loro oppure essere partecipe di operazioni cross-functional tra product e operations, mi mettevo in mezzo, e poi eventualmente sono riuscito
a fare domanda internamente, a trasferirmi a San Francisco come program manager, che adesso faccio da 2 anni e mezzo, quasi 3 anni. Quindi quella è stata la mia esperienza. In generale, però, adesso che quando assumiamo program manager nel mio team, in generale Uber, ci sono 2 o 3 strade. Una è quella che ho preso io, quindi se ci addentriamo in un campo nel quale non abbiamo troppe skills internamente, vediamo esternamente in compagnie più piccole se qualcuno ha sviluppato quelle conoscenze, quelle abilità in quella vertical specifica. Il secondo modo, che è il più frequente a Uber, è tramite un programma che abbiamo per giovani PM, si chiama Associate Product Manager Program. Quindi ragazzi e ragazze che hanno appena finito l'università, che entrano in questo programma rotazionale che offriamo di un mese e mezzo, con 3 rotazioni da 6 mesi, e fanno 6 mesi nel team mio, e poi 6 mesi a una for Uber Eats, e poi 6 mesi in altra roba di Uber, e quindi imparano un po' tutte le pratiche della professione. Cioè, sia loro sono, gli diamo responsabilità vere, quindi loro sono responsabili per delle features o prodotti, però c'è anche una forte componente educativa, dove fanno corsi e abbiamo queste sessioni interne dove, insomma, sono esposti a product manager più esperti. E poi direi il terzo entry point più frequente a Uber per diventare product manager sono questi transfer interni, perché Uber è molto collaborativa come compagnia. Quello che è successo a me, nel senso di entrare in contatto con product e capire come va, e poi magari riuscire a infilarsi se guadagni un po' di fiducia, è molto molto frequente, sia se tu eri un product marketing manager, se eri abbiamo dei ruoli chiamati product operations, che praticamente sono responsabili per lanciare un prodotto in dei mercati particolari e collaborare col team di prodotto. Quindi trasferimenti interni sono molto frequenti. Quindi queste 3 strade, insomma, sono quelle che vedo più succedere ad Uber. Queste sono cose molto comuni, è un'esperienza che anche altri ospiti hanno avuto come te, che magari sono entrati in big companies, eccetera, con un ruolo, e poi hanno fatto internal transitioning into product, in product management. Quindi è un'esperienza abbastanza comune, perché product manager non si studia, cioè non c'è una laurea, eccetera, a meno che non fai il master in product management, dove Giovanni è docente, giusto? Sì, sì. Quella infatti secondo me è una bella opportunità, perché non essendoci corsi specifici, se ci si presenta facendo domanda a un'azienda che cerca product manager, l'avere una preparazione più teorica e più standard, diciamo, avendolo studiato, è abbastanza raro. Però in un campo dove l'esperienza in quella professione è rara di per sé, perché non ci sono molti product manager, cioè a Uber non siamo tantissimi, sono la ratio di product manager e ingegneri in media penso sia 1 a 10, quindi è una professione dove prendere esperienza è difficile di per sé, quindi tutti cercano di entrare con conoscenze adiacenti. Magari uno ha lavorato in una startup che faceva quella roba là, un altro è una persona più analitica, che comunque è una competenza molto importante. Magari avere un'educazione più formale, che in questi tempi è ancora rara, può dare un attimo un vantaggio a qualcuno che cerca di entrare nel campo. Ma tu sei stato anche founder, peraltro, non mi ricordo se erano 2 company, giusto, hai fondato, non 1, 2? Sì, 2, una più seriamente dell'altra, però sì, un paio, insomma, gente usava il prodotto, se quello vuol dire iniziare una compagnia, erano 2, sì. E quindi, cioè, come ti relazioni, no? Cioè, la differenza tra essere product manager adesso in un'azienda come Uber e invece la tua attività di founder, come ti ha influenzato nel product manager che sei adesso, e anche, secondo te, quali sono le differenze maggiori invece? Mm-hmm. Come preparazione di base, fare la startup mi ha dato delle basi molto più forti, credo, che se avessi iniziato a Uber a fare program manager, perché nella startup devi fare tutto dall'inizio alla fine. In una compagnia come Uber gestisco una parte dell'app larga, ma non c'è una persona che praticamente fa decisioni end to end per l'esperienza totale.
Quindi la startup è stata un'esperienza fantastica, perché a parte che la senti tua, quindi ci dai, ci metti il sangue, insomma, il sudore, e poi capisci veramente che vuol dire fare privatizzazione, perché eravamo tre fessacchiotti senza molti ingegneri, quindi devi veramente capire che cosa è la cosa importante per l'utente. Poi chiaramente, essendo una startup, io facevo operations, facevo... era una compagnia food delivery, io facevo training a quelli che facevano i food deliveries, rispondevo al customer support, quindi avevo una visione del business, ma anche dell'esperienza molto totale, che un po' mi manca. Anzi, a Uber o in qualsiasi compagnia larga come Uber c'è un po' più di distacco tra te, product manager, o sai, colui che viene l'idea, e l'utente finale. Perché molte ragioni. Uno, perché è una compagnia globale, quindi è difficile individualmente avere una comprensione di come una persona in India usa Uber, come uno in Giappone usa Uber, è molto complicato. E poi anche praticamente non avrai mai una visione anche media dell'utente, di come lo fa proprio intensa. Quindi c'è un sacco di dati e ti basi su quello. Ma da founder, al di là poi del program management, poi c'è una componente più di leadership e di capo del team, di quello che per me non è capo del team, per me è più capitano del team, poi magari ne parliamo dopo di questa definizione, che sai, essendo founder devi, sai, no, devi rappresentare il leader e il capitano di quel team e dettare la direzione. E poi l'ultima cosa che direi è che lo stakeholders management, perché quella è una parte... Cioè, per me, nel mio ruolo a Uber, poi ci sono diverse tipologie di product manager, magari ne parliamo dopo, anche dentro Uber, però per me, per il mio ruolo, c'è un sacco di stakeholder management, e da startup founder che prende fondi da venture capital, quello, cioè, non c'è nessuno stakeholder management experience che può essere più intensa di quella. Cioè, io avevo delle persone che vagamente conoscendo mi hanno dato i loro soldi sperando che io ne avrei generati di più per loro. Quindi sicuramente nel mio caso di avere l'esperienza di una startup fallita, quindi noi abbiamo finito tutti i soldi, non ne abbiamo generati, gestire quella relazione di questo gruppo di 5-6 investitori che ci avevano dato i fondi, e sai, iniziare a prepararli all'eventualità, hey, vedi che non so se riuscirò a prendere un altro round, i tuoi soldi stanno per finire... Tutta quella gestione della relazione là mi ha dato molti insegnamenti, che adesso fare stakeholder management dentro Uber tra un paio di team è una sciocchezza riguardo a dire a qualcuno i $200,000 che mi hai dato li ho bruciati tutti, mi dispiace. Quindi quella fu sicuramente un'esperienza che gli do tantissimo. Assolutamente, immagino che sia quasi una delle scuole migliori forse per diventare product manager, direi. Senti, parliamo... invece di cosa stai facendo adesso ad Uber, perché tra l'altro tu hai un ruolo anche molto in vista, no? Cioè, se tu dici che product manager sei ad Uber, tutti lo conoscono, quindi tutti lo vedono il tuo prodotto, non c'è verso, ce lo racconti. Certo, io faccio parte di un team di PM che sono responsabili per l'esperienza dell'user dell'app, proprio da un punto di vista di user interface. E io particolarmente gestisco la home screen, quindi quando apri l'app, la prima roba che vedi con la mappa, senza mappa, ci sono diverse versioni, e sono anche people manager, quindi ho un team sotto di me, e i due PM, adesso un altro sta arrivando, ma la PM che adesso riporta, che come si dice riporta in italiano? Che riporta a me gestisce una la piattaforma sulla quale lavoravo prima di fare home screen, che è le superfici di marketing praticamente all'interno dell'app di Uber. Quindi quando sei nella macchina e stai guardando l'app, ci sono dei banner che ti dicono perché non provi Uber Eats, perché la prossima volta non prendi l'Uber più costoso, che è più bello, questa roba qua. Quindi in termini di taglia, insomma, e reach dei prodotti, quelle piattaforme di marketing interno fanno più o meno 1,5 miliardi di visualizzazioni al mese tra tutti gli screen dell'app, e sulla home screen l'ultima volta che ho visto mi sa che abbiamo 300 milioni di utenti a settimana unici o sessioni uniche.
Quindi sì, molto in vista sicuramente internamente, un sacco di stakeholder management perché tutti i team vogliono incorporare i loro prodotti sulla home screen, quindi c'è un sacco di prioritizzazione, di capire chi è più importante per la compagnia e chi meno. I miei manager sono fantastici, quindi un sacco da imparare da loro. E un po' di exposure col CEO, con delle reviews che chiaramente, essendo la parte principale dell'esperienza, vuole stare a contatto con quello che facciamo. Quindi sì, io in generale sono felicissimo a Uber, non ho nessun lamento, sono felice di quello che faccio, è interessante e ho un bel team, quindi. Cioè, ragazzi, per capirsi, no? Quando voi aprite l'app di Uber, la prima schermata che vedete, la home screen, questa è la responsabilità di Giovanni. Per cui se avete problemi con home screen, no, adesso... non la mettere così. Problemi ce ne sono, però facciamo il nostro meglio. Nel frattempo saluto chi si è aggiunto ulteriormente e invito di nuovo a utilizzare la chat per ogni domanda e per farci sapere chi siete. Salutiamo Sebastiano che si è unito a noi da Milano. E senti, ci racconti invece proprio della tua esperienza di product management a Uber, cioè. Mi spiego meglio, come gestisci il team, come siete organizzati, eccetera. Allora, una cosa che mi sorprese molto quando sono entrato nel team di product management a Uber era che ogni team è responsabile della sua cultura, ma anche del modo in cui lavorano. Non c'è un'imposizione dall'alto che non dovete fare agile o c'è quest'altro metodo per gestire un product team o la delivery del product che dovete seguire. Quindi siamo molto liberi di gestire la situazione nel modo che sia il migliore per il team. In termini di struttura del team product, c'è una catena di management molto semplice, insomma c'è il VP del product che fa rider e iter, quindi le diverse app che abbiamo, poi c'è uno sotto di lui che fa solo rider, però non solo l'esperienza di quello che facciamo noi, ma anche sai, le mappe, gli algoritmi per il routing, per il matching tra il rider e il driver. E poi noi siamo l'experience team che gestisce proprio la user interface e come gli utenti si interfacciano con l'applicazione. In modo più su un livello giornaliero facciamo sprint di 2 settimane. Magari inizio un attimo prima. La mia responsabilità, probabilmente dall'inizio alla fine, all'inizio dell'anno mi stabilisco la strategia per il team. Di solito al mio livello ci si aspetta che fa una strategia di 1 anno, 2 anni almeno, quindi una visione molto ampia di dove vuoi portare il prodotto. E poi in quel contesto facciamo la roadmap per H1 o H2, quindi per metà anno, per 6 mesi, che viene poi approvata con i direttori del product VP oppure il CPO. In base a quello poi ci danno più o meno ingegneri, dipende da quanto è l'impatto che mi aspetto dalla roadmap che ho stabilito, e poi sotto di là ci sono le features che poi gestiamo con lo sprint planning, insomma le esperienze settimanali del team. Non so se dobbiamo andare un po' più nei dettagli, però quando Più facciamo la dettagli ci roadmap. dai, più noi siamo ispirati. Quando facciamo sia la strategy di 1 o 2 anni che quella roadmap per 6 mesi. Da product manager, nel modo in cui io lo definisco oppure io mi sento di performare, il mio lavoro è di assimilare informazioni, valutarle, decidere e comunicare. Questo è quello che alla fine faccio dalla mattina alla sera. Dipende un po' dal tipo di PM che sei, il lato della comunicazione e dell'influenzare gli altri, più o meno. Nel mio ruolo è molto perché siamo in mezzo a molte attività, quindi devo un po' gestire a destra e a sinistra. Però ci sono dei team che tu c'hai la tua feature, c'hai avuto il tuo budget per i tuoi ingegneri, e poi sei il padrone del tuo destino, non devi troppo perdere tempo a parlare con gli altri. La prima fase di assimilare informazioni
questo un po' dipende dallo stile del PM. Io sono molto analitico perché, avendo lavorato in finanza e studiato robe analitiche, sono molto a mio agio con numeri e dati. Quindi nel mio team ci sono tre data scientists, che immagino in italiano si chiamano scienziati dei dati, non lo so. Diciamo questa cosa, perché se no di solito è molto antipatico, ragazzi, cioè non è che vogliamo essere antipatici e usare inglesismi, no. È che lavorando e vivendo tutto il giorno in una lingua è difficile fare lo switchback, cioè rivertire a un'altra lingua, e soprattutto non si conoscono le terminologie in italiano di cose di lavoro. Scusa l'interruzione. Vedo un po' di domande, poi dimmi quando vogliamo... Sì, dopo le prendiamo verso la fine della puntata. Quindi, ragazzi, voi continuate a usare il box e la chat, che noi vediamo tutto e le giriamo a Giovanni poi. Quindi questa parte di assimilare i dati, io sono molto analitico, quindi un sacco di partnership con i data scientists. Poi chiaramente abbiamo altre strade, abbiamo i dati che vengono dai support center, quindi di cosa si lamentano di più gli utenti, facciamo user research con interviste dirette. Vedo una domanda da Federico: non facciamo molte surveys a Uber, però facciamo focus groups e interviste individuali. E poi, sai, da menzionare, questo magari più quando sei founder, magari hai meno risorse, però ci sono dei product managers che hanno proprio l'intuizione giusta. Ci stanno, sai, i tipi che riescono a vedere, a immaginarsi il futuro e poi hanno ragione, succede. A Uber non è molto semplice riuscire ad avere un approval per il tuo piano se non hai dati. È molto, molto raro, a meno che è una cosa abbastanza scontata oppure una cosa molto ampia che... CEO pensa che la compagnia debba andare in quella direzione. Però insomma, assimilo dati da tutte queste fonti, valutare, quindi capire qual è la cosa più importante, qual è la cosa che impatta il più alto numero di utenti, che c'è un maggiore potenziale di revenue, e queste facciamo molto di questo, più arte che scienza, insomma, cerchiamo di, con i dati che abbiamo, cerchiamo di prevedere quali sono le robe con più alto impatto. E poi decidere che cosa va qua là. A volte mi descrivo come una decision making machine. Alla fine, nella maggior parte dei miei giorni, il 70% della mia giornata sono meetings dove mi dicono robe e io devo decidere l'una o l'altra in base alle informazioni che ho, a quello che mi presentano. Quindi la maggior parte della mia energia va su fare decisioni. Sì. E come, adesso viene la domanda spontanea, no? Cioè, visto che hai detto che il 70% è prendere decisioni, no, nel tuo lavoro, io concordo, sottoscrivo tutto quanto. Come le prendi queste decisioni? Cioè, hai un framework strutturato e ogni volta, tipo un mental model che ogni volta riusi? Oppure ogni volta dipende dal caso? Nel frattempo ci confermano che data scientist si può dire. Grazie. Dipende, allora, nel ruolo che faccio io è fondamentale avere una conoscenza dettagliata di quello che sta succedendo intorno a molti team. Quindi quella è la cosa su cui mi baso nella maggior parte, e insomma è quello anche che ci si aspetta da me, da un team. Io sono praticamente un platform PM, di solito ci sono feature PMs e platform PMs, io sono un po' una via di mezzo, perché io gestisco le features della home screen, ma la home screen per sé è anche una piattaforma per altri team che ci costruiscono sopra. Certo. Quindi il valore che io aggiungo è il sapere che cosa sta succedendo, mettere insieme tutti i puntini e trarne un'immagine che ha senso per i prossimi step. Perché il team individuale che vuole mettere una feature su home screen non ha il contesto di tutte le robe che stanno succedendo sull'home screen. In termini di framework, un po' è stabilito nelle compagnie così, no? Quando facciamo quei piani che dicevo prima, quei 2 years plan, oppure il piano di 6 mesi,
il CEO ci dice, ok, quest'anno le tre priorità per la compagnia sono questa e quella, sai, diventare profitable, ridurre le corse che hanno dei defects, tutta questa roba qua. In quel contesto poi ci sono i leader delle differenti verticals, quindi Uber Rides, Uber Eats, che traducono quello in robe più specifiche al nostro business. E poi per me, quando ci sono decisioni ambigue, posso sempre appoggiarmi su quegli obiettivi dettati dalla leadership, che tra l'altro l'altra cosa di fare decisioni è di farle in modo che coloro che le... non voglio dire che le subiscono, ma coloro che le decisioni saranno impattate dalle decisioni, le capiscono, sono d'accordo, e quindi avere sempre come ancora i bisogni del business e contestualizzare le due decisioni in base a supportare quegli obiettivi del business, nessuno si può lamentare, insomma, non so come dire in italiano, ma è facile da capire le mie decisioni, perché le mie decisioni sono basate su questi principles della compagnia. Quindi cerco sempre di appoggiarmi su quelli là, perché non voglio, cioè, se fai il dittatore, fai quello che ti pare a te, le tue decisioni saranno molto presto ignorate. Quindi devi sempre stare nella direzione giusta, insomma. Esatto, è una cosa molto importante quella quando le aziende hanno il guiding principle, i principi guidanti, no? E questo sono un ottimo modo per orientare le tue decisioni. Ma facciamo un esempio concreto, no? Sai che a Prodotti Rosa piace tantissimo fare esempi concreti. Certo, vabbè. Che vuoi lanciare una feature nuova, vuoi un nuovo progetto, qualsiasi cosa, no? Come si fa? Step by step, no? E soprattutto, considerando che tu gestisci un prodotto che praticamente ha dependency con tutti gli altri team, sostanzialmente, come fai a gestire tutte queste le dependencies anche? Quindi due domande in una. Quindi la prima, come si decide una nuova feature o un nuovo esperimento o quello che vuoi? E la seconda è, una volta che hai deciso che lo facciamo, come si gestiscono le dependencies con gli altri team? Ok, allora ti faccio due esempi specifici. Uno che è più dal mio ruolo di feature product manager, quindi home screen, come la vedi, come interagisci, che è un po' più nel mio sotto il mio controllo. È solo sotto il mio controllo e impatta solo il mio team. In quel caso, metti che nell'app di Uber, quando la apri, ci sono due shortcuts, due shortcuts, scorciatoie, due scorciatoie che ti suggeriscono due indirizzi dove pensiamo che tu vuoi andare, quindi invece di type, di scriverlo da solo, tu fai un tap e vai. Se volessi fare un esperimento con tre shortcuts, il modo in cui lo decidiamo è, ripeto quello che ho detto prima, molto basato sui dati. Quindi, per esempio, che percentuale delle corse sono originate dalle scorciatoie invece che dalla persona che le scrive? Quanto siamo efficaci a suggerire queste destinazioni? Quindi, se abbiamo un alto livello di efficacia, magari è giusto aggiungerne un'altra, perché gli diamo un'altra opzione. Però se invece ti diamo scorciatoie tutte le sessioni, però tu ci premi solo 2 volte su 10, vuol dire che non siamo molto efficaci, quindi non è giusto permettere un'altra, dobbiamo prima, insomma, diventare più precisi nelle scorciatoie. Questo tipo di prodotto, che è sotto la mia giurisdizione, diciamo, è molto sotto il mio controllo. Uber è una compagnia un po' particolare, rinomata in Silicon Valley, per dare molto potere al product manager. Ci sono altre compagnie, come magari Apple o forse anche Airbnb, dove è più top-down. Quindi il CEO, il founder o qualcuno molto alto c'è una vision per il prodotto e tu devi stare in quei binari con molta precisione. A Uber invece c'è un po' più libertà per il PM di essere padrone del destino del team e fare features che ottimizzano la loro area senza troppo dover pensare a tutte le possibili effetti indesiderati su altre aree. Insomma, quindi in quell'esempio
Io vedo che le scorciatoie sono precise, penso che una in più potrebbe fare bene, lo metto nella mia roadmap, l'approval, quando faccio la roadmap chiaramente devo, mi consulto con l'engineering manager, con il data science manager, siamo i leads di quel team, e se lo vogliamo fare, andiamo e lo facciamo, insomma, ci dedichiamo ingegneri e poi tutto A/B test, ho visto una domanda là. Uber sì. È incredibilmente data driven, qualsiasi feature è A/B tested. Non vedrai mai qualcosa nella Uber app che non è stata testata A/B fino alla morte proprio, fino a quando non siamo sicuri. Siamo molto rigorosi da un punto di vista di data science, di experiment setting, di isolare le variabili molto molto precisamente. E lo possiamo fare perché avendo una base di utenti ampissima e soprattutto essendo un'app molto, con molta frequenza, possiamo fare esperimenti proprio all'infinito, perché per esempio pensa a una roba come Airbnb. Airbnb tu prenoti le case solo una volta all'anno massimo, due volte all'anno quando vai in vacanza. In quel contesto è difficilissimo fare Airbnb perché devi aspettare che l'utente ritorni, l'exposure, i gruppi di controllo e treatment sono sempre diversi perché la seasonalità del business. Invece con Uber abbiamo una frequenza di uso molto più settimanale, anche giornaliera per qualche utente, quindi fare A/B test è molto, non è semplice, ma è fattibile a una frequenza molto alta. Quindi in quel caso facciamo la roba nostra. Facciamo l'esempio pratico del platform PM. Negli ultimi anni c'è stato un sacco di spinta Uber per trasformare quelli che erano utenti soltanto per rides, per le corse, farli anche diventare utenti di Uber Eats. E chiaramente avendo questa Uber base di utenti enorme, per noi è molto più semplice trasformare un utente corse a cibo che prendere uno, certo. Sai, fare Facebook advertisement e prendere Uber Eats utenti là. Questa è stata probabilmente negli ultimi 3 anni una delle robe più complicate da fare, perché l'applicazione di Uber Rides penso sia stata una delle app con il maggiore product market fit nella storia di qualsiasi prodotto mobile. Cioè è cresciuta in modi inimmaginabili, velocissimo, globalmente, un prodotto capito e apprezzato da tutti. E noi, sai, andare da qualche parte e stare a casa e farti spedire, farti consegnare il cibo, sono due bisogni diametralmente opposti. Certo. Quindi nell'esperienza questa era una cosa molto molto rischiosa, che tu hai aperto l'applicazione quando era là e noi diciamo no, stai a casa, prendi Uber Eats. Quindi questa transizione, per esempio, c'è stato un sacco di stakeholder manager, chiaramente questo tipo di features erano state approvate dal board e dal CEO perché chiaramente è buono per il business, però il mio team è stato responsabile di come introduciamo questi concetti ai riders. E chiaramente dovreste avere una view over time della home screen, però abbiamo iniziato internamente stakeholder management far capire al team di Uber Eats, e chiaramente Uber Eats per loro, se una persona apriva l'app di Uber Corse e quello invece di aprire Uber Corse ti rimandava Uber Eats, per loro era Pasqua perché chiaramente avrebbero avuto un sacco di utenti. Però, sai, un sacco di stakeholder management là, fargli capire noi dobbiamo proteggere il business forse prima e poi aumentare il vostro business. Anche visualmente, se hai una timeline della nostra home screen, vedi come all'inizio era un bannerino piccolo, poi è diventato più grande. Poi adesso nell'app abbiamo tolto la mappa. Tramite A/B testing abbiamo visto che la mappa su home screen, rimuoverla non portava nessun danno da un punto di vista di metrica. E adesso c'hai due entry point per rides e inizi quasi allo stesso livello nella Uber app, quindi adesso siamo una super app effettivamente. Risponde anche a tutte domande che ho visto girare, che riguardava la rider experience, no, la driver experience. Dopo la... Sì, driver hanno un team diverso, con un'app diversa, e loro hanno il mio equivalente, c'è anche nell'app driver, c'è il PM di driver experience, e loro fanno vagamente molto le stesse cose. E loro hanno simili problemi, perché noi vogliamo che un driver che guidi per le corse guidi anche per le consegne di cibo quando non hanno una persona in macchina, quindi queste robe di stakeholders management valgono per loro parecchio pure. Però, insomma, quello che dicevo prima per lo stakeholder management, mi hai chiesto se sei un platform PM,
col team di Uber Eats abbiamo detto ok, iniziamo con un piccolo banner, facciamo l'esperimento, vediamo che vuol dire per la conversione alle corse e per la conversione al cibo, poi quello è andato bene, poi siamo più aggressivi e adesso siamo una super app dove sono quasi allo stesso livello. Poi chiaramente il Covid ha accelerato quel processo perché nessuno poteva andare da nessuna parte, abbiamo spinto Uber Eats un po' di più. Certo, senti, noi abbiamo parlato anche di un'altra cosa che è molto appassionante, no? Che è un po' questa cosa del product manager che è il capitano senza l'autorità formale, no? Come si costruisce questa autorità? Basata su cosa, no? E tu soprattutto come la eserciti poi praticamente? Allora, vabbè, innanzitutto in generale questo concetto di capitano mi piace molto, ma non solo perché giocavo a calcio e ero il capitano della squadretta del paese, tutta questa roba qua. Però effettivamente, se pensi in una squadra di calcio, il capitano non ha autorità di sostituirti o di decidere chi gioca, però è il leader che contribuisce alla cultura e che gli altri lo seguono. Quindi questa similitudine là, secondo me, la vedo molto. E personalmente io l'ho dovuta... Ah, innanzitutto ci vuole tempo. Cioè, immagino ci sono solo due avenue, due strade. Se ti assumono in un team e tu vieni da persona con un'esperienza molto pesante alle spalle... tipo il mio primo, adesso ha lasciato Uber, però il precedente direttore del prodotto di Uber Rides, che era uno dei miei capi, lui veniva da 4 anni a Google e 10 anni a Facebook, a Facebook era stato direttore di prodotto di Instagram, Oculus, tutto aveva fatto. Quindi quando viene uno così, l'autorità, insomma, c'hanno quest'aura, c'è l'aura, leggenda, c'è proprio questa roba intorno a loro che scintilla. E una persona così, sai, quello anche in quel caso ci è voluto tempo dal punto di vista della carriera, però internamente ci vuole meno tempo perché ti seguiamo, perché vieni con delle credenziali fortissime. Certo. Per me, che non avevo quelle credenziali, soprattutto in prodotto, è sempre una questione di tempo, però internamente. Il modo in cui io personalmente l'ho fatto è stato probabilmente due metodi principali. Uno, a lavorare più degli altri, perché devi dare l'esempio, e quindi se vedono che tu ci tieni e stai là quando c'è bisogno, se ti mandano il messaggio a mezzanotte rispondi, ma non voglio promuovere questa cultura del lavorare sempre, però volenti o nolenti, se vedono che tu ci tieni e stai là, ti si crea un attimo di fiducia e di un pochino di aura, diciamo, che dicevo prima. E secondo... io sono molto, come PM, sono molto hands-on, quindi non necessariamente l'abilità, ma almeno la volontà di capire che cosa fanno gli altri nel team è fondamentale. Tipo io spendo all'inizio tantissimo tempo con gli ingegneri a farmi spiegare l'architettura dell'app e quello che facciamo e come funziona il codice, proprio fino a quando non l'ho capita intensamente. Con data scientist, io prima di arrivare a Uber, chi l'aveva mai visto un data scientist? Cioè pensavo che erano creature immaginarie, e invece ho speso un sacco di tempo con loro a capire che cosa fanno, come lo fanno, quali sono le best practices, che poi come product manager sei in una posizione molto unica di riuscire a capire un po' di tutto, nel senso che nella maggior parte dei casi l'ingegnere non si mette troppo a capire in dettaglio il data scientist che fa, e viceversa, sai, fanno la roba loro hanno manager diversi e quindi è molto più verticale come attività. Invece da PM io sono riuscito a capire un po' i dettagli di tutti, e nel team dopo un po' ci metti in annetto, non so, dipende dalla complessità del problema, del prodotto. Io adesso sono l'unico che sa tutto quello che sta succedendo in tutto il team, e ha il contesto e l'abilità di come dicevo prima, di collegare tutti i puntini per poi fare decisioni con della conoscenza di base necessaria. Quindi quella voglia e abilità di capire, di andare nel dettaglio e capire cosa sta succedendo, perché poi non solo diventi
autorevole perché sei il PM, però diventi pure autorevole perché sei quello che sa quello che sta succedendo, certo. Quello poi ti dà la posizione di fiducia e di leader del gruppo. Mi piace molto questa cosa che dici, perché spesso ci si... quando si pensa al product manager ci si ferma al lato customer facing, no? User facing, eccetera, ma si parla poco in realtà del rapporto con il team, il development team, eccetera. Invece sono due aspetti della stessa medaglia, non sono due cose separate. Cioè, sei un product manager, stai tanto con lo user quanto con il tuo team di development. E secondo me in una compagnia più grande come Uber, magari sul punto che dicevo prima, che siamo un po' più distaccati dall'utente, alla fine la collezione in un ruolo come il mio, in una compagnia di 20.000 impiegati, nel quale io ho un team di 15 persone che gestiamo l'esperienza di 300 milioni di utenti a settimana, wow. Io non posso stare con gli utenti. Cioè, non, quando, che faccio? Me ne prendo due a casa su 300 milioni? Cioè, sarebbe anche statisticamente sbagliato farmi due interviews e credere di aver capito l'utente. Quindi nelle compagnie così grandi ci sono proprio, c'è data science, c'è il team di UXR, sono loro a collezionare, a impacchettare i comportamenti degli utenti, le preferenze, eccetera, eccetera. Quindi se io facessi solo quello in una compagnia così grande, cioè andare da UXR e ok, che avete trovato, e poi prendo e semplicemente lo vado a ridire agli ingegneri, darei molto poco valore. Quindi per me è più l'essere capace a connettere, capire in che stato c'è l'engineering team, quali features ci metteremo di meno, però ha più impatto. È solo, come dicevo prima, decision making machine, però devi capire quali informazioni prendere. Questo ci porta adesso la parola alle domande, ragazzi. Questo, prendo questa perché si collega esattamente a questo di cui stiamo parlando, che ce la fa esattamente Marco. Se dovessi dare due o tre consigli a chi sta iniziando a gestire persone, quali sarebbero? Ok. Dipende dalla relazione che hai con queste persone. Nel mio caso, le persone che ho iniziato a gestire hanno preso prodotti che io gestivo prima. Io li ho cresciuti e poi quei prodotti loro hanno preso. Nel mio caso, quindi, diventare gestore di personale in quel caso è stato un po' più semplice, perché io non solo ero loro manager, ero anche la persona che sapeva tutto, sapeva più di loro dei prodotti che stavano gestendo. Quindi essere per loro quell'appoggio nel capire, nel prendere decisioni, lasciando lo spazio giusto per dargli indipendenza, è stato molto importante. Magari quello è uno dei due consigli. Il primo è capire quanto quella persona ha bisogno di sentirsi owner di quello che stanno facendo. Chiaramente tutte le compagnie sono bravi manager e cattivi manager, però in generale quello che ho visto come cattivo manager sono persone che hanno fatto micromanagement, erano troppo nel dettaglio e, stando nel dettaglio, non hanno mai lasciato la persona sotto di loro sentirsi il owner di quell'area. Quindi quella è, direi, la roba numero uno che spero di star fanno, di fare un buon lavoro, che lasciarli indipendenti, lasciargli fare i loro errori un po', perché altrimenti saranno soltanto... Cioè, in generale un manager non vuole le marionette che lui deve gestire completamente, no? Vuole un team affidabile sul quale può essere certo che faranno buone decisioni. Quindi quello è uno. E il secondo, più in generale, è capire qual è lo stile, magari simile ma non necessariamente lo stesso, qual è lo stile lo stile di manager che quelle persone hanno bisogno. Ci sono persone che non hanno nessun problema dal punto di vista tecnico a imparare tutte le robe tecniche, però magari non si sentono sicure della loro leadership, allora gli devi mentor e li devi supportare in quella direzione là. Altri che invece, magari ci sono persone che vogliono il micromanagement per 3 mesi, per i primi 3 mesi, perché si sentono un attimo pesce fuori dal lago e apprezzano molto quell'iniziale aiuto.
Quindi capire un po' la personalità della persona che si sta gestendo è fondamentale, perché poi da quello puoi razionalizzare quali sono gli aspetti che il loro manager dovrebbe offrire. Perfetto, molto, molto vero. È una cosa che penso che gestire persone forse sia molto più difficile che gestire un prodotto, a meno che tu non veda le persone come un prodotto. Io non le vedo così, però No, sì, no, ma è per decisamente più applicare difficile. alcuni principi, no? Di product management o Certo, continuous improvement, no? Cioè, come sì. provare, sperimentare con un team e vedere cosa funziona e cosa no, e iterare ogni volta, per Esatto. esempio. E magari adesso mi ci fa pensare anche nell'altro lato, no? Magari tu sei un prodotto per loro, e quali Assolutamente. sono le features del manager che loro apprezzano, e offri quelle invece di fare il tirannoide oppure il super soft, vedi che prodotto vogliono loro, glielo dai. Assolutamente, retrospettiva regolare, quindi magari uno può vedere anche questo aspetto come product management, solo che invece che gestire una feature o un prodotto, gestisce un team, no? Altra domanda, come gestisci il trade-off lavorare a silos versus condivisione di attività tra IT e business? Insomma, per evitare quelle riunioni inutili in cui ci sono 20 persone collegate per la maggior parte, che per la maggior parte potrebbero non collegarsi. Intanto, io vorrei chiederti una cosa, ma esiste IT a Uber oppure come Sì, chiamate? esiste. Allora, ci sono diversi tipi di IT, ma non so come qua è espresso. Però sì, abbiamo un team di IT specifico, però tipo IT, quelli che ti aggiustano il computer, insomma, se si rompe. Quello è IT per noi. Poi ci sono dei team, magari, che possono essere considerati IT. Cioè, una compagnia tech è un po' tutto IT, però magari l'esempio giusto è che abbiamo dei team di infrastructure. Loro magari sono quello che può essere considerato un IT, quindi che gestiscono i server. Tra l'altro, Uber è una delle poche compagnie che non sta su Amazon Services o Microsoft Azure. Noi abbiamo i propri server nostri da qualche Ah, parte, non so ok. dove. Quindi abbiamo una divisione molto ampia che gestisce quello. Però sulla domanda, dipende quello che dicevo prima, magari, il tipo di PM che sei. Quando ero feature product manager, che ero più meno platform, meno centrale a tutta la roba che succede, ci sono modi per evitare questi meeting con 20 persone. Per esempio, dal mio team io scrivevo una newsletter ogni mese a tutti gli stakeholder, dove dicevo tutte le robe che pensavo fossero importanti. Poi, se la volevano leggere, se la leggevano, se non se la volevano leggere, non se la leggevano, e se avevano altre domande, chiedevano, e facevamo il meeting solo sulle domande. Quindi quello è un modo in cui ho evitato dover fare aggiornamenti di persone necessariamente. Adesso che sono un platform PM, è un po' più complicato, perché una delle cose che mi aiuta molto è se tutti sanno quello che sta succedendo, il piano della platform, eccetera, eccetera. Però di solito, essendo un platform PM, questi stakeholders che vengono, queste 20 persone che hai menzionato, vengono con molto interesse, perché quello che decide il nostro team impatta il loro team molto profondamente. Quindi a volte serve, a volte no. Però quando pensavo che non servisse, newsletters, non lo so, magari abbiamo Uber, abbiamo questa internal Wikipedia, magari documentazione intensa, assicurarsi che tutti sanno che c'è questa internal wiki con tutti gli updates. Quindi ci sono modi per evitare, insomma, meeting inutili. Sì, forse anche la domanda è, le aziende tech sono organizzate un po' diverse, nel senso che non esiste una separazione tra IT e business, no? Forse è anche quella, cioè la parola IT non esiste, anche per me IT è il supporto tecnico, quello che ti aggiusta il computer quando ti si rompe sostanzialmente. Quindi questa è un po' la differenza. Altra domanda. Eccola che arriva. Avendo fatto prima esperienze nell'ambito della finanza, come è nata la tua passione per il product management? E arriva da Sebastiano questa domanda. Ok, ciao Sebastiano. Allora,
Quando stavo all'università e ho studiato finanza mi piaceva tantissimo perché era molto ampio. Cioè, stando all'università studiavi tutti gli aspetti, analysis, portfolio management e questo e quello, corporate finance. Quindi studiare finanza mi diede l'illusione che mi sarebbe piaciuto lavorare in finanza. Poi quando ho iniziato a lavorare in finanza non l'ho trovato affatto affascinante, non l'ho trovato interessante, l'ho trovato molto ripetitivo e ho fatto diversi ruoli in finanza. Prima stavo in private banking, quindi portfolio management, client facing, un pochino quella roba là, e non mi è piaciuto e magari ho detto vabbè, diamogli un'altra chance. Ho cambiato aria, sono andato in financial markets, quindi stavo su trading floors, lavoravo con i traders e quello per me era proprio, cioè pensavo fosse stato l'apice dell'excitement, sai, stare su trading floor. Invece no, non è come nei film, quei poveracci vendono le stesse robe alle stesse persone tutti i giorni, quindi dopo un mese sul trading floor ero annoiato a morte. E quindi il modo che ho più diretto di spiegarlo, che diceva Sara l'altro giorno, è che quando stavo a New York andavamo in ufficio la mattina io e gli altri analisti, tutti quanti a leggersi il Financial Times, e a me il Financial Times non me ne poteva fregare di meno, quindi non me lo leggevo e stavo sempre su TechCrunch. Quindi quella erano i primi segni che non faceva per me, insomma. E poi la passione... No, non credo che ho avuto una passione per il product management necessariamente, avevo più la passione per le startup. Quando stavo a Londra ho iniziato a frequentare hackathons tutti i fine settimana, mi piaceva proprio conoscere ingegneri e inventarci queste cose il fine settimana e presentarlo. Il fatto di presentarlo proprio mi piaceva tantissimo, di andare a spiegare alla gente, fare tutti i pitch. Tanto che poi sia a Londra che ma molto più in Australia ho iniziato a organizzare hackathon tramite una compagnia americana che faceva hackathon globali e avevano queste persone in diverse nazioni che organizzavano hackathon per loro, quindi in Australia ho organizzato 7-8 hackathon. Io infatti ho incontrato mia moglie a un hackathon. Sì, se vai alle hackathon per cuccare stai messo male proprio, non c'è molto. Purtroppo non tocchiamo questo argomento che diventa vabbè no però sì, se sei stata hackathon c'è poca, cioè, è vero, la ratio è tipo è molto bassa, 50 uomini quando va bene, sì, quindi se vuoi cuccare non andate, diciamolo all'audience, se volete cuccare purtroppo non andate alle hackathon. Quindi è più stata una passione per le startup. Poi quando ho fatto le mie due startupette, ho visto che quello che mi piaceva più di tutto era proprio il processo di creazione del prodotto, più che il fare un business model particolare. Se alcune persone sono attratte dal trovare un business model molto sveglio e furbo che fa soldi facile, no, a me mi piaceva più proprio la lato esperienza e la craft, se vuoi, di creare, di fare il design e poi di costruirlo con l'ingegnere, quella roba là. Infatti per me quel mio non è lavoro, cioè vado proprio contento a parlare con gli ingegneri quando mi sveglio, cioè lo farò a vita adesso. C'è un po' il pizzico di fare la startup di nuovo, però sai, per esempio mo in America soprattutto ci stanno miliardi di startup che fanno fintech, per esempio, e fanno tutti la stessa roba, però un poco meglio delle banche, sai, con l'app migliore. Tipo a me quel fatto, i business model sono intelligentissimi, faranno tutti un sacco di miliardi, però a me di andare a lavorare su un'app che vai, c'è il totale dei tuoi soldi, c'è un bottone che manda i soldi, non mi eccita affatto, voglio fare robe un po' più complicate. E quindi, insomma, da là, product manager, ho capito che era quello che faceva per me. Ma adesso vuoi piantare anche gli alberi quando spendi i soldi. Ci sono queste app. Allora, per chi dovesse entrare in una company come Junior PM, quale area pensi che sia la più utile capire? Tech business o UX? E ce lo chiede Andrea Pacchioni. Ok. Risponderò, cioè ti dirò qual è quella che secondo me è più utile personalmente e qual è quella che secondo me invece serve più, è più attraente per un impiegato. Secondo me, per un employer, cioè per una compagnia. Praticamente la cosa che aiuta di più secondo me è capire la tech, quindi la mia differenza, cioè il mio rendermi tra virgolette di un PM di successo,
è stata che io so parlare con gli ingegneri, non lo so, magari perché ho fatto tutte quelle hackathon con la startup, io e il CTO dormivamo assieme praticamente, perché mattina, giorno e sera. Quindi l'abilità di capire il linguaggio degli ingegneri e trasferirgli le idee che hai e renderli a loro excited, quindi capire quali features sono per loro più challenging, perché a Uber in generale, in tech, in Silicon Valley, c'è una... la figura principale è l'ingegnere, cioè loro sono quelli che sono più in scarsità, cioè non se ne trovano, quelli bravi non se ne trovano manco a cercarli, quindi tutto gira intorno all'ingegnere, perché ce ne sono pochi e quelli bravi fanno veramente la differenza molto più ampia verso uno che è normale, un ingegnere normale. Quindi per me praticamente ho notato che se tu sei in grado di engage con gli ingegneri in modo di successo, allora le tue possibilità di successo con VM saranno molto più alte. Però secondo me sono cose che sono difficili da trasmettere in un colloquio, sono skills particolari da valutare, cioè si vede su over molto tempo. Secondo me la skill adesso che è più vendibile probabilmente più roba di UX, perché quando ti fanno i colloqui in PM, magari possiamo parlare di quello come facciamo i colloqui, le interviste insomma in PM, però il fatto di essere il fatto di essere il dimostrare di essere molto customer focused e di capire che cosa ha bisogno il customer e no, quel tipo di abilità è più dimostrabile in un ambiente di colloquio rispetto ad altre. Secondo me le due cose che mi hanno fatto rivolgere, so parlare con ingegneri e sono molto forte project manager, cioè riesco a gestire 7-8 progetti allo stesso, non mi sfugge niente, perché non lo so, così sto fatto, sono preciso, insomma, diciamo così. Quelle due cose secondo me sono state fondamentali per me. Però quando fai colloqui, l'essere più concentrato sul customer e l'abilità di prioritizzare sono cose che possono essere valutate più semplicemente, perché puoi fare domande specifiche, sai, facciamo molte domande dove una dei colloqui che facciamo si chiama Product Sense. In questi tipi di colloqui ti diamo uno scenario molto vago, diciamo Uber vuole lanciare un nuovo prodotto agli aeroporti per rendere le pick up più veloci e sicure, che fai? E quindi questa è una domanda, è tipo per 40 minuti tu mi devi dire che cosa faresti, partendo da un'idea molto ampia e poi venire sotto alla feature specifica, e in quel contesto riusciamo a valutare se è customer focused, se riesci a capire che cosa è più importante e cosa meno anche senza dati, se riesci a fare assumptions. Quindi dal punto di vista dei colloqui penso UX e tutto quel essere customer focused è quello che vende di più in un colloquio. Sono molto d'accordo, sono anche molto d'accordo sul fatto che magari se questo ti aiuta a ottenere il lavoro, quello che ti aiuta ad avere successo nel lavoro invece è il rapporto con gli ingegneri, perché alla fine il product manager, cioè idee ne puoi avere tante, puoi portare quello che vuoi, ma la soluzione la fa l'ingegnere, cioè tu non scrivi codice, non c'è verso, quindi assolutamente è importante. E poi solo un'altra cosa voglio dire, sono rare, ma sono più probabili situazioni dove ti trovi a prioritizzare features o prodotti che la maggior parte delle persone lo avrebbe prioritizzato nello stesso modo. Cioè, sono poche le situazioni dove è veramente, veramente difficile da scegliere o facciamo prima questo o quello. Nella maggior parte dei casi, avere un indizio tramite i dati oppure fare un attimo di interviste, si capisce qual è la cosa più importante. Quindi il fatto di essere PM che decide features, se credi di essere un PM bravo solo perché fai quello... Non sono molto d'accordo, perché non è la roba più difficile del pianeta. Secondo me è molto più difficile l'execution, ci credono, l'ingegnere ci sta 2 ore in più la sera a lavorare per te perché tu l'hai fatto avere molto pumped per la feature, che capisce che fa la differenza. Queste cose qua mi hanno aiutato molto.
Concordo. Giovi, non mi ricordo in che momento di preciso l'ha scritto, ma ci dice che ha provato ad applicare gli OKR sulla sua vita personale, ma non sa se è bene. In realtà non lo so nemmeno io se è bene, perché anch'io ho provato, ma non so se è bene organizzare così la vita. Tu li usi per la tua vita personale o sulla lavoro, per esempio? C'avevo il mio primo manager in product Uber, che era un mezzo geniaccio. Lui provò a impartirmi questo stile di vita. Lui aveva questo framework per fare tutte le decisioni della sua vita. Dicevo, questo mi fa felice, mi fa più soldi, mi fa stare dove voglio, dagli lo score e poi fa... No. No, io sono un po' più spontaneo, magari come si vede dal fatto che ho lasciato... Mia mamma, quando ho lasciato il mio lavoro in finanza a Londra per trasferirmi in Australia senza avere lavoro, cioè da disoccupato e poi cercare là. Mia mamma per una settimana non mi ha parlato perché pensava che ero impazzito proprio, perché a Londra facevo bei di nero, insomma, non mi potevo lamentare in finanza. Quindi no, se avessi avuto OKRs stavo molto più statico, quindi no, non sono così. Quindi Giovi, OKR sul lavoro, sì, Al lavoro, personale. sì, al lavoro è importante. Al lavoro è importante, personali non ti fanno andare in Australia. Poi Esatto. ce la vediamo, insomma. Ultima domanda per il momento, perché non ne vedo altre nella chat e poi vi lasciamo. Ciao, hai citato diverse soft skills molto interessanti. Quali sono invece le principali hard skills che consigli di sviluppare a chi volesse iniziare nel product management? Questa ce la fa Marco Ottone. Allora, una base generale di project management secondo me serve. Lo so che ci sono state discussioni, no? Project manager versus product manager, eccetera, eccetera. Nonostante sia d'accordo che vanno definite diversamente e separate, la realtà dei fatti è che più cose sai fare, meglio è. E una delle robe che ti fa avere... Se la responsabilità di un PM è sull'impatto che il tuo team ha sulle metriche, il più forte predictor probabilmente dell'impatto che il tuo team avrà è se shippano le cose, se deliverano le cose che ci eravamo promessi di delivery. Mo, se c'è un bel project manager nel team, che ti fidi e lui fa schioccare il team come un treno svizzero, a posto. Io non ce l'ho. Quindi per me ci sono mi sa che a Airbnb, per esempio, c'è un program manager nel team che si fa tutto quello, il PM fa un po' più robe, più a alto livello. A Uber invece no, il PM è più il capo, cioè più on the ground, diciamo. E per me essere un project manager forte, preciso e capire chi sta rallentando, chi no, dove si deve spingere, dove si deve spostare un ingegnere qua e là, mi ha fatto un sacco di differenza. Quindi un generale, ma non voglio nemmeno dire da un punto di vista tecnico che devi sapere sai, quali sono i frameworks, che sicuramente aiuta. È proprio purtroppo un fatto di personalità. Cioè ci devi tenere e poi devi essere preciso e devi essere uno che sa come spingere le persone, che a un mo' sto andando verso soft skills di nuovo, però project management direi che serve, e quello che ho detto prima, magari analytical, essere self-service nell'ambito di ricevere dati e interpretarli nel modo giusto, è molto importante, perché così non dipende sugli altri. E c'hai l'abilità di connettere, sembra questa storia, no? Tutti i puntini. Quindi essere molto familiare con analisi di statistica, con A/B testing, statistical power, su come leggere grafici vari, quello aiuta tantissimo nel supportare a fare decisioni meglio o peggio. E per questo non ci sono nemmeno bisogno di tanti corsi, eccetera, nel senso che Beh. questa roba qua è anche gratis su YouTube, se vuoi, no? Leggere come si legge un grafico, come si fa SQL, tutte queste robe qua, ci sono un sacco di corsi Sì. gratuiti anche gratis su YouTube. E poi, sai, io non ho studiato product management, però i miei lavori prima di andare a Uber avevano aspetti in questi campi. Chiaramente, stavo in finanza, era molto analitico,
Però poi quando ho fatto la startup ho dovuto fare molto project management perché cioè, ci stavo solo io che lo poteva fare. Quindi magari nei vostri lavori odierni capire quali sono gli angoli che vanno poi trasferiti a un product management role e magari investire un po' più tempo in quelli e rischiare che poi pagheranno dopo. Esatto, cioè non si studia, come abbiamo detto, per diventare product manager, almeno tutti noi e tutti gli ospiti che abbiamo avuto fino adesso, nessuno ha avuto un'educazione formale come product manager, ci siamo tutti un po' arrivati e capitati a questa professione, eccetto che adesso se non fai il master in product management di Product Heroes, dove invece trovereste come insegnante Giovanni, appunto. Giovanni, tu che cosa insegnerai? Product strategy. Ecco, quindi se volete avere Giovanni come insegnante che vi insegna product strategy, l'avessi avuto io all'inizio della mia carriera, uno che veniva da Uber che mi spiegava come si faceva product strategy, io avrei pagato oro sostanzialmente. Nel frattempo ti confermo che con la tua passione per questo lavoro stai facendo appassionare anche i nostri ascoltatori, ce lo dice anche Francesco, e io su queste note, visto che dalla chat non abbiamo più domande, ti volevo ringraziare tantissimo per essere stato con noi. Nessun problema, grazie mille. Ricordare ai nostri ascoltatori che qualora decideranno di iscriversi al Master di Product Management di Product Heroes, ti troveranno come docente in Product Strategies e vi do appuntamento a martedì prossimo. Grazie mille Giovanni di nuovo per essere qui. Grazie a voi. È stato bellissimo, abbiamo imparato tantissimo. Grazie, ciao. Alla prossima. Ciao.